Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Vado? Allora, domani gara 1 contro una Roseto che il coach ha già chiarito nel dopopartita con Casale, non bisogna aspettarsi che sia quella incontrata in regular season, cioè è tutta un'altra storia. You're right? Okay. No, in regular season non... Soprattutto lui. Sì, diciamo, lui ha fatto riferimento all'ultima partita, che era una partita che non contava niente, quindi non avrebbe senso avere dei riferimenti a quella gara. Ma intanto diciamo che da 32 siamo diventati 16, quindi si è un po' scremato il livello, diciamo, medio-basso, poi da 16 si è diventati 8, quindi 8 significa che il livello è sicuramente molto alto, quindi queste 8 formazioni rappresentano già un livello di eccellenza per questo campionato e quindi saranno delle serie molto equilibrate, saranno delle serie lunghe, come qualcuno magari non sospettava potessero essere anche quelle di primo turno, che in realtà poi si sono rivelate delle serie molto combattute. Ce ne sono state 3 che sono andate alla quinta partita, ce n'è stata solo una che si è chiusa in 3 gare e tutte le altre sono state serie belle dure, belle intense, compresa la nostra. Quindi adesso la lunghezza delle serie e la qualità degli avversari si innalza ed è normale che sia così. Quindi nessuno deve pensare a delle serie che si chiuderanno velocemente, nessuno deve pensare a delle partite che possano essere delle partite poco equilibrate, perché rimarrebbe amaramente deluso. Queste sono partite molto molto dure, con squadre tutte ben preparate, con squadre che hanno fatto un percorso non casuale, e faccio riferimento adesso ai nostri avversari. Una squadra che era partita con probabilmente delle sensazioni che arrivavano dal di fuori che erano diverse e che in realtà poi ha fatto 8-7 nel girone di andata e 9-6 nel girone di ritorno. Quindi è una squadra che alla fine del campionato ha fatto 4 vittorie in meno di noi, non 40 vittorie in meno di noi, e questo vi fa capire quanto siano stati competitivi. Come sono stati competitivi e come sono riusciti a vincere la serie con Legnano, che era la terza dell'altro girone, usando esattamente le armi che hanno usato per tutta la stagione. Cioè una squadra che difensivamente prova a farti abbassare il ritmo usando una quantità industriale di difesa zona 2-3, industriale, che quindi ci aspettiamo già in quantità industriale, allungandola dopo i tiri liberi in una zone press 2-2-1, e invece in attacco avendo ben chiari quali sono i punti di riferimento. Cioè la palla deve andare nelle mani di alcuni giocatori chiave o per creare o per finire. I giocatori chiave sono Robert Fultz, nella capacità di giocare i suoi pick and roll soprattutto per innescare i compagni, Adam Smith sia in situazione di campo aperto sia in situazioni di blocco sulla palla, ma molto 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 di più in situazioni di isolamento per produrre punti, e poi Valerio Amoroso, che è un po' il loro playmaker aggiunto sia nella situazione di post basso sia anche sul perimetro, dove in questa parte della stagione ha amato giocare con un pochino più di frequenza rispetto a quanto non gli accadeva fino a qualche tempo fa. Quindi questi sono gli strumenti che loro hanno usato con Legnano e sono esattamente gli strumenti che hanno usato nel corso di tutta la stagione. Ci aspettiamo assolutamente che questi possano essere gli strumenti che li renderanno competitivi e pericolosissimi anche in questa serie contro di noi. Domande? In stagione, a giudicare dalle medie, sono una squadra che ha sempre girato attorno agli 80 punti, sia presi che subiti. Nei playoff hanno abbassato di 20 punti questa tendenza. Tu sicuramente hai visto le partite. Nei playoff, cioè, c'è una spiegazione logica? Certo che c'è una spiegazione logica. Intanto perché Legnano è, credo, la terza miglior difesa di tutto il campionato, considerato 32 squadre. Quindi già questo vi fa capire che sono stati anche obbligati ad avere meno capacità di segnare punti, e poi perché loro sono stati molto bravi a fare in modo che Legnano dovesse camminare e prendersi dei possessi molto lunghi contro la loro zona e i loro aggiustamenti della difesa zona, giocando oltretutto Legnano senza un giocatore importante che era Martini, che per 2 partite non c'è stato, e
Martini già in assenza di Frassinetti, che sostanzialmente loro hanno perso per tutta la stagione. Quindi diciamo che Legnano ha chiaramente impostato la serie nel tentativo di guidare la serie difensivamente. Roseto è stata molto brava perché è riuscita ad adattarsi a questo, quindi non ha mai sbandato dal punto di vista difensivo, ha attinto a piene mani alla capacità di utilizzare la difesa zona, e in attacco, pur non brillando come gli è successo nel corso della stagione regolare, ha trovato spesso e volentieri le giocate dei suoi giocatori più significativi ad un più basso numero di possessi e conseguentemente ad un più basso numero di punti realizzati. Questa è la spiegazione. Massimo, e loro stanno un po' vivendo di fatto il sogno, sono partiti, hanno già centrato il loro obiettivo e adesso giocano certo. Molto leggeri. Voi invece siete in corsa per certo. L'obiettivo, invece che alla fine, visto questi due punti di partenza diversi nella serie, il vostro valore diciamo superiore si affermerà, oppure è un dato che tu devi tenere molto in considerazione? Ma allora, noi siamo sicuramente favoriti, su questo non c'è dubbio, siamo favoriti in questa serie come eravamo favoriti nella serie con Casale. La leggerezza e il niente da perdere è un qualcosa che su singole partite può avere un'incidenza molto importante. Magari qualcuno ieri sera ha visto Milano-Capodorlando, tanto per fare un esempio. Però io credo che loro debbano batterci tre volte e noi dobbiamo batterli tre volte. Quindi questo significa che se noi siamo noi abbiamo più possibilità noi di batterli tre volte di quanto non le abbiano loro. Però nella singola partita, soprattutto nella partita numero uno, dove loro sono stati sempre molto bravi, perché nella partita numero uno del campionato una squadra che doveva andare al massacro a Verona è andata a Verona e ha vinto. Nella gara 1 di playoff a Legnano, una squadra che aveva già raggiunto l'obiettivo, che aveva l'americano con la moglie che stava partorendo e che tutto era tarallucci, vino, fiori, confetti e cotillon, sono andati a Legnano e hanno vinto gara 1 e hanno indirizzato la serie. Quindi io credo che loro, da squadra esperta, perché poi Fulz è un giocatore esperto, io l'ho allenato a Pesaro, a Reggio Emilia, a Teramo, quindi lo conosco molto bene. Valerio è un giocatore esperto e oltretutto ci sono anche una serie di connessioni emotive, emozionali, no? Sia Robert che Valerio sono due giocatori che hanno giocato in Fortitudo, che hanno avuto un rapporto contrastato con la Virtus, quindi avranno sicuramente delle extra motivazioni. Ecco, i giocatori esperti sanno che ci sono dei momenti in cui si può provare a fare dei colpi e io sono sicuro che loro considerano gara 1 come il momento nel quale proveranno a fare il colpo. È stata una settimana importante poter tornare in palestra al di là di qualche guaio fisico? No, al di là di qualche guaio fisico no, nel senso che purtroppo i guai fisici ce li siamo portati dietro. Marco Spizzico si è allenato ieri per la prima volta, neanche tutto l'allenamento. Spizzico non ha fatto niente praticamente da dopo la partita di Casale, e più ci abbiamo avuto fermo Michelori per due giorni per un risentimento al flessore. Però ieri Michelori è rientrato, Marco è rientrato, pur essendo andato diciamo in amministrazione controllata. Vediamo adesso la situazione di Spizzichini, che è quello che in questo momento è un pochino più in forze. Però pensiamo che, cioè, penso anche al positivo, cioè voglio dire, se non avessimo avuto la bravura di chiudere la serie in quattro partite e fossimo arrivati alla quinta, uno, questi giocatori alla quinta non l'avremmo avuti, e due, non avremmo avuto il tempo e la possibilità, attraverso il lavoro del nostro staff medico e fisioterapico, di provare a recuperarli. Quindi questa settimana è servita soprattutto a questo, più che a fare dei grandi esperimenti, perché poi sai, gli esperimenti si fanno bene quando ci sono tutti, invece Andrea fuori, Spizzichini fuori, Spissu fuori, alla fine si è allenato Jurkatam con noi, ecco. Che sì, voi non sapete chi è, ma io sì. Sei soddisfatto di come si sta inserendo Gentile? Ma io sono soddisfatto di quello che lui ha provato a fare dal primo giorno, si è messo a disposizione. È chiaro che passando un po' di giorni conosci un po' più certi aspetti, no? Sai che uno la palla la vola a destra, sai che uno la vuole in mezzo al corpo nel momento in cui esce da un blocco, sai che a lungo è meglio se la passi alta, e questo fino a che un tallare insieme è difficile. Quando devi impararlo durante una partita diventa più complicato. Questa settimana in questo ci ha aiutato un po', nel senso che Stefano si è sempre allenato
e quindi un po' meglio i compagni li conosce, però lui la sua disponibilità e il suo buon atteggiamento l'ha mostrato dal primo giorno, non c'è stato nessun tipo di inversione di tendenza, anche dopo che ci sono state quelle polemiche su gara 2 che al limite potevano in qualche modo creare qualche tipo di fraintendimento, di misunderstanding, di aspettativa non realizzata, invece lui è sempre stato molto sereno e molto disponibile e noi nei suoi confronti siamo sempre stati molto sereni e molto disponibili. Tornando alla serie con Casale, nelle prime due partite, cioè si è vista probabilmente una netta differenza tra le prime due e le altre due, nel senso che nelle prime due partite avete patito molto a rimbalzo e concedendo 20 tiri in più all'avversario, ci sta che magari l'avversario le vinca. Dal secondo tempo di gara 3 avete preso il controllo dei rimbalzi e si è vista probabilmente quella che è la vera differenza tra le due squadre. Ti chiedo, a cos'è dovuta questa differenza, visto che fisicamente le squadre sono rimaste le stesse? Approccio, concentrazione sbagliata forse nelle prime due partite, disattenzione o cosa? No, secondo me c'è un dettaglio tecnico molto importante che noi abbiamo corretto, che se voi avete visto le partite, noi non è che non abbiamo difeso un ca, come si suol dire, perché mi sembra che Casale abbia fatto 65 punti la prima partita, 59 la seconda, poi vabbè la terza è stata una partita diversa e 53, 55 anzi sono stati la quarta. È che per il modo in cui noi li abbiamo aggrediti, loro spesso e volentieri hanno attinto a situazioni di uno contro uno dal palleggio con tiri in jumper, oppure addirittura hanno attaccato molto con i loro tiri da tre punti, e in quei casi voi mi insegnate che sono i rimbalzi lunghi quelli che devi controllare, e sono quelli che noi non abbiamo controllato con costanza. Quando abbiamo cominciato a controllarli di più è chiaro che abbiamo avuto anche il controllo generale del nostro tabellone, questo ha fatto la differenza. E quindi c'era un dettaglio sicuramente di ordine tecnico, non certo di natura, cioè non certo di concentrazione, perché la squadra non è mai stata deconcentrata. Una squadra deconcentrata inizia male, fa un inizio di partita negativo, magari butta via la palla, butta via i palloni, sembra poco connessa alla gara. Noi abbiamo iniziato bene tutte le gare, quindi questo significa che la concentrazione c'era, però quel dettaglio tecnico abbiamo fatto fatica a controllarlo nel corso di una buona parte della serie. E poi su questo sono meno d'accordo, nel momento in cui dici le squadre fisicamente sono le stesse, secondo me nel corso della serie loro sono pian piano scesi come rendimento fisico e noi siamo pian piano saliti come rendimento fisico, e questo poi ha fatto la differenza. Sì, come conformazione fisica. Come conformazione fisica sì, però Tolbert è arrivato alla fine della serie che non riusciva neanche a saltare, mentre all'inizio della serie ogni tiro saltava 4 volte, quindi è un po' come quando vedi la partita di calcio che nel primo tempo c'è l'Udinese che pressa a tutto campo con la Juve e finisce 0-0 e dici la Juve è in difficoltà, e poi invece nel secondo tempo la Juve fa 2 gol e l'Udinese è sulle gambe. Non è un confronto con Casale, perché sarebbe irrispettoso, e io tutt'altro voglio essere che irrispettoso, però la mia sensazione è che più la serie andava avanti e più noi avevamo energie, invece più la serie andava avanti e più le loro cartucce diventavano limitate per poter cercare di raggiungere l'obiettivo. Questa perlomeno è stata la mia sensazione, anche dal punto di vista fisico, ma me l'hanno detto anche i ragazzi di Casale, cioè durante gara 4, alla fine gara 4 qualcuno mi ha detto siamo sulle gambe, ce la facciamo più, perché chiaramente loro hanno fatto uno sforzo notevolissimo giocando anche senza uno straniero, quindi rompendosi lo scafoide Bellani in gara 2, quindi voglio dire c'erano tutti gli argomenti perché loro arrivassero più stanchi di noi, però la sensazione è che da un certo momento in poi loro fossero più stanchi di noi. Mi hai insegnato qualcosa alla prima serie? Non ho capito. Mi hai insegnato qualcosa di particolare? Ma la vita ti insegna sempre qualcosa, ti insegna che nessuno si arrende, ti insegna che nessuno viene a regalarti niente, ti insegna che nei momenti di difficoltà devi rimanere unito, ti insegna che nei momenti di difficoltà devi andare a cercare le tue certezze, le tue sicurezze, ti insegna che le invenzioni non contano niente, ma conta invece il lavoro quotidiano che ti porti dietro dall'inizio dell'anno. Ti insegna queste cose qua, ma non è una partita di pallacanestro che te lo insegna sempre la vita, no?
cioè quando tutto va bene, quando ci sono i gran pavesi lungo la strada è facile per tutti, e quando le cose si complicano bisogna tirar fuori le pallette. Senti, forse le pallette le ha tirate fuori dopo un periodo nel quale, anche perché la squadra è cambiata, non giocava molto rispetto a prima, appena in gara 4, che forse ti ha dato un bel segnale di un giocatore, sebbene così giovane e inesperto a quel livello, una partita del genere farsi trovare pronto, forse non era scontato. Sai, magari era scontato perché lo conosce, lo vedi tutti i giorni in palestra, non lo so. Allora, se io fossi un allenatore diverso, la prestazione di Penna, della prestazione di Penna ne avrei parlato 15 giorni, no? E tutti mi avrebbero messo le medaglie, oppure magari l'avrebbero messa sulla maglia di Penna, no? E invece io non sono talmente contento della prestazione di Lorenzo che non ne parlo, nel senso che questa stagione è nata perché Penna, Auxilia e Paiola facessero delle esperienze di gioco vere e non le chiacchiere. E hanno fatto delle esperienze di gioco vere, e facendo delle esperienze di gioco vere per 25, 26, 27, 29 partite, diventi un giocatore migliore. E loro sono già dei giocatori di A2, e mi auguro per loro che possano diventare dei giocatori di A1, ma avendo la fortuna di avere 17 anni e mezzo, 18 anni e 18 anni, chiaramente ce l'hanno tanta di strada da fare. Però io ero sicuro che nel momento in cui avessimo dovuto chiedere a uno di loro un aiuto vero, ce l'avrebbero dato. Ma non perché sono un mago, un indovino, ma perché per tutta la stagione l'hanno fatto, perché gli abbiamo insegnato a farlo e perché loro sono stati disponibili ad imparare a farlo. Quindi nel momento in cui ci sarebbe stata la necessità, io ero convinto che Penna, Paiola e Auxilia, e non ho citato Petrovic, ci avrebbero dato una bella mano. È stato così, però tale era la felicità per la prestazione di Lorenzo che mi sembrava giusto neanche parlarne. Ci fosse stato qualcun altro, avrebbe fatto le conferenze stampa congiunte su 10 televisioni contemporaneamente. Io non lo faccio perché credo che non gli farei del bene, perché passare da essere quello che è stato lui in gara 4 in Casale a esaltarsi e fa una stronzata, ci si mette un niente. Quindi secondo me, per il mio modo di pensare, era giusto fare così. Però quello che è uscito fuori dalla prestazione di Penna è figlio di quello che è successo durante la stagione. Niente succede per caso. E la seconda serie, la Doccia, è sì. Un tra punti di riferimento, è qualche vuoto che sugli spalti, insomma, si nota di più da quella parte, è un fattore campo vero oppure... Ha ragione Luca, canestro è sempre a 3-0-5. No, i riferimenti, a parte che la parte è buia poi per il resto, che è la parte del secondo tempo, che non è un caso che nel secondo tempo del derby ci siamo schiantati e nel secondo tempo di gara 2 ci siamo schiantati. No, sto scherzando, sennò poi davvero poi a Bologna si può dire niente, se non ride nessuno. No, i riferimenti cestistici sono ottimi, perché è un posto dove si gioca bene a pallacanestro, non è un posto che ti lascia delle, come posso dire, delle sensazioni strane. Magari ci sono i palazzetti dove dietro c'è il muro dell'arrampicata, ci sono i palazzetti dove dietro non c'è niente, ci sono 20 metri di buco, e quindi lì sì che hai una sensazione non facile. Paladozza invece dal punto di vista cestistico è perfetto. Dal punto di vista dei vuoti, e che vi devo dire, i vuoti sono vuoti, speriamo domani siano pieni. A noi dal primo giorno abbiamo sempre fatto tutto quello che era possibile perché la nostra gente potesse essere orgogliosa di noi tanto quanto noi siamo orgogliosi di loro. Però poi ci sono anche aspetti che non sono strettamente legati al rapporto fra la squadra e la tifoseria, ci sono anche aspetti diversi, ci sono tante partite, si giocano tante partite, e tante partite significa che uno può venire nel corso di 2 settimane anche 4 volte al palazzetto, quindi ci sono anche aspetti, cioè andare nelle tasche della gente non ci si può andare, però ecco, credo che noi non abbiamo mai lesinato il nostro impegno e il desiderio di essere veramente una parte di questo piccolo mondo della Vulnera, e credo che la gente ce lo riconosca, ecco, indipendentemente poi dal fatto che possano essere in 3.000, in 4.000, in 5.000, la sensazione è che quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo la gente lo riconosce. Secondo me spesso si sottovaluta
quello che va all'urna elettorale, no? Si pensa sempre che sia lo scemo del villaggio, invece quello che va all'urna elettorale spesso e volentieri è più importante e più intelligente di tutti quelli che cercano di imbonirlo. Quindi il nostro... Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.